E attrici in pista per parlarvi del loro ultimo film proprio nella vostra discoteca. È la nuova trovata per salvare capra e cavoli, ovvero e musica. In fondo questo è uno spazio dove viene frequentato da giovani e io con quest'idea vorrei dare uno spazio al cinema giovane, agli autori praticamente, alle opere prime. Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, ovvero come aiutare registi e attori giovani a riempire il locale. Forse è merito del cappello, ma la filosofia orientale funziona anche qui da noi. Per far conoscere il film Verso Sud ai giovanissimi, il padrone dell'Alien ha deciso di portarlo direttamente in discoteca, sotto forma di attori, attrici, regista e maxi schermi. Grande festa per tutti, al botteghino c'è la fila. Sono venuti tutti per Andrea Occhipinti, le ragazze. Quindi è una buona pubblicità? Sì. Andrei a vederlo Verso Sud? Sì, sicuramente. La campagna elettorale americana ha fatto scuola, per vincere bisogna bussare porta a porta a tutti i possibili elettori. Un po' dura per il cast a girare l'Italia, ma con i nuovi terminali in discoteca gli attori potranno essere presenti in varie regioni nello stesso momento, anche se solo via monitor. E poi il successo paga. Potrebbe essere importante almeno far conoscere il cinema anche così, attraverso i posti dove stiamo noi, la discoteca e i club. Mi fa piacere il fatto che si stia succedendo adesso, vuol dire che è una cosa che arriva a tutti. In realtà non mi piacciono le cose di elite, per poche persone. La settimana prossima si replica in cartellone un altro giovane autore, Andrea Barzini, con Volevamo essere gli U2. E la discoteca, sempre di più, si rifà il look. Si dice che la notte magari non si pensa o si pensa solamente a fare cose brutte. Questa è la prova che si pensa anche a fare qualcosa di diverso e che magari può interessare anche le persone che vivono di giorno.